Nessun passo indietro, Corso Umberto ed un tratto di Viale Gineri a Francavilla rimarranno zona traffico limitato con isola pedonale nei giorni festivi. Giovedì la proposta dei gruppi di opposizione di sospendere la ZTL fino a tutto dicembre è stata respinta in consiglio comunale con 11 voti della maggioranza ed uno astenuto, Luigi Fenizza. Tra gli 11 voti figura quello del consigliere di opposizione Giuseppe Ricchiuti del Movimento 5 Stelle. Maggioranza in difficoltà, anzi spaccata sull'argomento. Tra i 9 voti della minoranza favorevoli alla sospensione anche due esponenti della maggioranza, Francesco Amelio e Numa Maturo. Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha discusso ancora una volta di ZTL e ha, a mio avviso, correttamente respinto una mozione a dir poco pretestuosa presentata dalle opposizioni che hanno soltanto cercato di arrestare un processo che è un processo che noi abbiamo fortemente voluto, che è un processo in direzione della mobilità sostenibile, che richiede grande pazienza e grande insistenza. Solo in questo modo potremo cambiare davvero culturalmente, una città nella quale si utilizza troppo l'auto. Questo, a partire dai giorni festivi, credo che sia uno sforzo che chiunque può compiere. Quindi, bisogna difendere questo obiettivo nell'interesse tanto degli esercenti quanto delle famiglie, molte delle quali nel corso di quest'estate saranno costrette a restare in città e non potranno per esempio andare in campagna o al mare. Quindi è un provvedimento non soltanto in difesa dell'ambiente, ma anche in difesa di quello che può essere un criterio di giustizia sociale. Per l'opposizione si è trattata comunque di una bella pagina di politica. Ieri a Francavilla si è consumata una bella pagina di politica, si è tenuto un interessante consiglio comunale monotematico, sollecitato dalle forze di opposizioni, nel corso del quale è stato possibile discutere, seppur da angoli visuali diversi tra maggioranza ed opposizione, di questioni che riguardano il tessuto economico-sociale di Francavilla Fontana. Si è parlato della crisi del commercio, della crisi dei negozi di vicinato. Abbiamo avuto modo di parlare, di approfondire e di poter disquisire con diverse argomentazioni, diverse osservazioni in merito alla questione ZTL, al ripristino della ZTL e soprattutto alle conseguenze che possono derivarne per gli operatori commerciali. Tutto dunque rimane invariato, con buona pace degli esercenti.